Bene, allora io adesso lascio la parola al professor Ivano Spano. Università di Padova, commissario straordinario dell'Istituto Statale per Sordi, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Professor Spano. Bene, intanto vi saluto. È chiaro che il ringraziamento va a pensare oltre per questa occasione estremamente importante. E anche una riflessione generale su quello che abbiamo sentito dai relatori fino adesso, io mi chiamo fuori, perché hanno usato delle parole, direi, delicate, ma profonde di significato, ecco, non dei puri segni sottratti anche all'ambivalenza, no, dei significati, ma diciamo, per dare ragione al grande nostro filosofo Umberto Galimberti, no? Siamo usciti da quella che è la semiotizzazione del simbolo. Qui si è parlato di significati, quindi la dimensione simbolica è fondamentale, che poi è quella di cui si nutre il bambino, a dispetto di una scuola che invece poi lo riduce, no, ad una istruzione, tra virgolette, di tipo scenico. Io potrei fare adesso, ho pochi minuti, vero? Quindi è come mettere un po' il mare in un bicchiere per affrontare i temi di oggi. Vado così a flash. Una cosa molto bella che ha posto come problema la senatrice Idem era quello della normalità. Io credo che verrà editato qui a Milano fra qualche, penso, un mese o due. Un mio ennesimo libro dal titolo La malattia dell'Occidente. Non mi faccio reclamo, anche perché io non prendo neanche diritti di d'autore per quello che scrivo, quindi non c'è nessun interesse se non quello di diffondere un certo pensiero. E il sottotitolo che deciderà, penso, l'editore, nel senso più, diciamo, pregnante, è che è questa normalità che è la nuova patologia. Cioè, la malattia dell'Occidente sta nell'aver definito una normalità che essa stessa è illiberale per il soggetto umano e non permette la piena realizzazione di ognuno di noi, a partire dall'infanzia, che non è più quel luogo dove il bambino, attraverso le diverse agenzie di socializzazione, inizia un percorso capace di permettergli la costruzione della propria identità. Oggi abbiamo già delle identità preconfezionate. Abbiamo citato alcuni esempi dalla società americana, io ho difficoltà a parlare di civiltà, in questo caso storico, poi venendo da sociologia, grandi sociologi, Thomas Nagy, che hanno scritto circa le origini di questo popolo, che sono recenti, fatto di... Parlo con grande rispetto a contadini polacchi e irlandesi, Kennedy erano contadini polacchi, quindi senza una storia, e si vede che sono dei senza storie anche nelle loro riflessioni, in quello che portano avanti. La collega presidente dell'Associazione dei Pedagogisti non ha detto una cosa, è stato un delitto quando abbiamo permesso la chiusura delle facoltà di pedagogia. Io le argomento, la magistratura. Quindi oggi non si tratta solo di avere dei pedagogisti, sono d'accordo. Questo, diciamo, dal punto di vista contrattuale è la cosa minima. Si tratta di aprire percorsi formativi che non sono stati surrogati da scienze della formazione, adesso ci abbiamo aggiunto anche, e dell'educazione. A proposito di educazione, il documento, a me dà fastidio anche definirlo così, ma è scritto così, La buona scuola. Non solo non c'è la parola pedagogia né c'è un discorso pedagogico, non c'è neanche il termine educazione presente. Cioè, facciamo una riforma, parte così. Io l'ho letto appena uscito, anche perché, adesso vi dico anche perché l'ho dovuto leggere immediatamente, e inizia così, questa non è una riforma. Per Bacco, già abbiamo fatto anche una legge. Abbiamo chiesto anche, no, il governo la fiducia per poterlo affrontare, quello che non è una riforma. Anch'io sono d'accordo che non è una riforma, però l'abbiamo trattata a questo livello. Cos'è? Un documento parasindacale, al più per essere benevoli.
che mette un po' di ordine in un disordine che è quello della classe docente, che ha tutti i diritti di rivendicare la sua posizione, il suo riconoscimento, ma anche la sua formazione. Anche noi abbiamo il diritto di avere dei docenti che si comportano diversamente da quelle che sono state le testimonianze, da ultimo, meravigliosa, del piccolo figlio della senatrice Ide. Manca completamente questa cosa della buona scuola. Quindi, se era tradotto come un documento di contrattazione sindacale, poteva avere un significato. Ma una buona scuola che non parte, e abbiamo parlato anche di dati, la vicepresidente della commissione bicamerale sull'infanzia ha parlato che ci mancano dei dati, citava il 2012, certo, siamo 3 anni al di là, però non ci sono i dati su quella che è la realtà della scuola. Ci sono altri dati che possiamo recuperare di quella che è la condizione giovanile oggi, di quello che è il processo di medicalizzazione in atto di tutte le fasi della vita, a partire da quell'evento meraviglioso, straordinario, naturale, che oggi è diventato grande chirurgia. Parlo del parto cesareo, non abbiamo più, qui si è stato parlato di accompagnamento, non abbiamo neanche più la capacità di accompagnare la vita a nascere. La facciamo nascere attraverso un espediente tecnico e le tecnologie che ci salvano per questo, tra virgolette, camuffandoci dal fatto che l'evento non sarà segnato da quella profezia per cui si partorirà nel dolore, ma non vuol dire che quel bambino nasce meglio e quella partoriente non avrà una disforia postpartum da lì a poco, perché aveva perso proprio i significati, no, del controllo di sé, del suo corpo, di questa esperienza, di questo evento, che la vede accantonata appena nasce il figlio, perché la centralità non è più della partoriente, ma è del nascituro. Allora, andando, io sono un commissario di questo nostro ministero, del MIUR, dirigo questo istituto, diciamo, marginale, lo Stato non lo finanzia neanche. Esiste, io mi devo preoccupare, diciamo, anche di trovare i soldi per pagare gli stipendi, ma cosa eccezionale, eh? Ministero dell'Istruzione, è l'unica istituzione che lavora per i disabili sensoriali. Recente, 1784, è la sua genesi, resiste, sarebbe come dire un fiore all'occhiello, non esiste di fatto. Però mi hanno chiamato a fare una lezione di recente, appena uscito il documento La Buona Scuola, ai dirigenti del MIUR, in particolare alla direzione studente, che ha anche la disabilità come competenza. E mi hanno chiesto il titolo della relazione. Allora non potevo dire La Buona Scuola perché era appena uscito, io l'avevo letto, avevo avuto delle reazioni piuttosto decise, certamente negative. E allora ho dato un titolo che a me piace molto perché rappresenta quel libro che ho voluto fare all'inizio del terzo millennio, quindi nel 2000, e si chiama L'infanzia oggi, ma quello che è importante è il sottotitolo Alla ricerca di un mondo perduto. E io credo che siamo in questa situazione. Tutto ciò che l'infanzia possedeva di significati oggi sono stati mortificati in questa modalità, no? Che abbiamo chiamato di normalizzazione, che altro non è che l'accettazione culturale di quello che è il fenomeno della clonazione. Noi siamo già clonati, ancora prima di esserlo biologicamente, perché lo siamo culturalmente. Questi bimbi vengono costruiti in provetta e vengono alimentati attraverso una scuola che non è più scuola. E adesso dico solo due o tre piccole cose, poi penso che si debba chiudere. Io quando è stato detto, beh, non si dovrebbe parlare di noi, ma credo che non l'ho messo nella mia didascalia. Sono anche un po' psicanalista, didatta e supervisore. Essendo a Milano ho diretto 8 anni l'Istituto LISA di medicina psicosomatica, insegno la medicina da una ventina d'anni, quindi un po' di queste cose, insomma, le pasteggio anche, tanto per... Ma il grado che abbiamo di medicalizzazione, quindi di traduzione di fatti sociali, fatti culturali, in patologie è totale.
E vi ricordo, se non l'avete già considerato o comunque conosciuto, che noi abbiamo uno strumento, noi diciamo non italiani, ma a livello internazionale esiste uno strumento che è quello strumento dove c'è la prescrizione di quelle che sono le diagnosi e quindi i rischi di disagio della collettività planetaria, il DSM. Bene, nell'ultima versione del DSM, è la quinta. C'è una sindrome, guardate, una grande, questi qui hanno una grande dimensione creativa, altro che quello che. La sindrome si chiama sindrome da rischio di sindrome. Beh, meno male che ci divertiamo anche a parlare. DSM è il manuale diagnostico e statistico che è passato dall'inizio in trentina di patologie, psi, adesso siamo oltre i 400, tanto per capire, tutte le espressioni della vita, compreso le emozioni, no? Sono oggetto di possibile etichettamento. Bene, la sindrome del rischio di sindrome è come dire, una profezia per cui ognuno di noi potenzialmente nella nostra esperienza può incorrere in una sindrome, no? E quindi in un disagio psichico. E allora preveniamo, siamo già attivi nella prevenzione. Trento, Venezia, Roma hanno attivato una prevenzione a partire da 6 mesi. Mi spiace che la vicepresidente della Commissione sull'infanzia non ha sentito queste cose, ma sono informazioni che però corrono per prevenire l'autismo infantile. Per prevenire l'autismo infantile. Allora, due o tre dati, io non uso mai dati, però per sottolineare la gravità di queste cose vale la pena anche considerare qualche numero. 20 anni fa si diceva, nasce un bambino autistico su circa 2000 nati. Io che mi sono interessato di questo assieme a dei grandi esperti, Michele Zappella, il neuropsichiatra primario a Siena e altri, eccetera, dicevamo un bambino autistico ogni 5-6 mila. Mettiamo il dato ufficiale. Oggi siamo a un bambino autistico ogni, c'è qualcuno che vuole usare, 165. Un bambino autistico ogni 165 nati, sta nascendo, no? Una generazione di psicotici. È una vera epidemia. E poi vai a prevenirla. Ma qual è il sintomo più essenziale, no? Fondante la presunta diagnosi di autismo? È l'evitamento delle relazioni. Però l'autismo è su base genetica. Non sanno quale sia il gene. Pensate a queste cose, questi sono i sapienti del mondo, quelli a cui noi affidiamo la nostra vita e la vita di questi bambini. È genetica comunque, è genetico anche la sindrome del deficit di attenzione. Eh? Cioè, no, non trovano i geni, ma è genetica, sicuramente è genetica. Tant'è che per l'autismo non ci sono, se è genetico ci devono essere delle terapie geniche, no? No, ci sono terapie comportamentali che fanno quello che possono fare. Comunque abbiamo questo dato. Dei disturbi specifici dell'apprendimento ne abbiamo in Italia 300.000, nelle nostre scuole, 300.000. Quello che poi segue ai disturbi specifici dell'apprendimento è il fatto che è una patologia su base genetica e viene trattata con psicofarmaci potentissimi, il famigerato Ritalin che fu anche dalla stessa impresa produttrice ritirato dal mercato e poi noi invece la nostra Commissione Nazionale sul Farmaco l'ha riadottato perché fa molto bene. Nel bugiardino c'è scritto che può comportare la morte. Questa è la definizione del pericolo dell'assunzione. Tra l'altro è un farmaco a emivita breve, 3 ore, e quindi dopo 3 ore bisogna pasticcarsi ancora, quindi circa 6 Ritalin al giorno. Un bambinetto di 6 anni, cosa può succedere? L'altro tema, i disturbi specifici dell'apprendimento. Allora, questo è qualche cosa che a mio avviso è frutto di una allucinazione potente.
Io credo che non si possa dire nemmeno concettualmente che c'è un disturbo dell'apprendimento, perché allora vuol dire che non capiamo niente di apprendimento, non capiamo niente di istruzione, eccetera. Oggi è stato citato un mio caro amico maestro Elgamore. Se si leggono i libri della teoria della complicità, qui io faccio riferimento di Elgamore, si capisce che queste sono, come dire, solo parole, ma oggi non si parla più di apprendimento. Ma si parla di con un altro termine, un po' tecnico, viene chiamato deuteroapprendimento, ovvero apprendere ad apprendere. Allora, qui il problema è qui che investe la scuola, l'insegnante, la preparazione, che deve essere capace di mettere in condizione il bambino di apprendere, non arrivare a scuola e io ti faccio il test e dico che non sei, no, abile ad apprendere. Perché la capacità di apprendere è il frutto di un percorso, di una maturazione del soggetto, non è un dato di partenza, che peraltro è falsificato da questi espedienti il fatto che i bambini non leggono più, che sono tutt'uno con l'oggetto. Io quando vedo un bambino usare l'iPhone è uno psicotico, è tutt'uno. Soggetto-oggetto è la stessa cosa. E beh, cos'è? È un atteggiamento psicotico, la psicosi è questo. E come si chiama? Il cortocircuito tra conscio e inconscio. Quando il soggetto si fa oggetto e non c'è distanza riflessiva. Questi sono i bambini che noi stiamo producendo, che stiamo allevando. Copia conforme. Altro che. Dimentichiamo sempre una parolina. A me non piace diversamente abili, perché non perché l'ha detto la parlamentare. Io poi dirigendo questo istituto che si occupa di disabilità, i sordi non vogliono essere chiamati diversamente abili, vogliono essere chiamati sordi. I ciechi vogliono essere chiamati ciechi, come Tony vuole essere chiamato Tony, non qualsiasi altra cosa, ciechi. Ma dobbiamo ricordarci, e qui chiudo, chiudo, citando un grande premio Nobel per la medicina, François Jacob. Correva nel 1964, a 35 anni, direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, una robina da niente, no? Che prende il premio Nobel per un'opera teorica dal titolo La logica del vivente. E qual è la logica del vivente? Ciò che fonda la legge, no, fondamentale che permette la vita e la sua evoluzione, la sua riproduzione, è la diversità. Tant'è che usiamo quell'espediente che si chiama sessualità per riprodurre la vita, perché la sessualità è una combinazione casuale tra patrimoni genetici diversi. Tant'è che il buon Hitler, che voleva fare la razza privilegiata, ha fatto accoppiare patrimoni genetici omogenei ed è venuto fuori il mostriciattolo, come nella nostra Val dei Mocchini. Quindi la diversità è la base della vita e della possibilità della vita. Quindi tutti questi processi di omologazione, di standardizzazione, vanno contro la possibilità della vita, compreso l'uso della lingua inglese. François Jacob, in un testo meraviglioso, Il gioco dei possibili, Mondadori, mi consola perché io ero uscito con questo, prendendomi le fucilate di tutti. Perché? Perché non è il problema che l'inglese non va riconosciuto. Io sono per la libertà di tutte le lingue, inglese, tailandese, quello che vi pare. Ma è quando la lingua diventa, no? Ciò che cos'è la lingua? Ovvero il linguaggio? È la materializzazione del pensiero. Ah, beh, una rovina da niente. Cioè io materializzando il pensiero, standardizzo il pensiero, perché l'uso che noi facciamo della lingua inglese è proprio un uso standard, riconoscibile da tutti, quindi perdiamo quella dimensione del pensare oltre. Noi non possiamo pensare oltre, dobbiamo pensare ciò che è già pensato. E qui viene ancora una citazione di Morel, perché è un grande ed è splendida anche per pensare oltre, quando lui dice nel testo Il metodo, a fine della sua presentazione, bene, la prima frase è semplice, cioè la conoscenza che vale è quella che si alimenta dal dubbio, e fin qui mi pare semplice, e dice il pensiero più fervido è quello che si approssima alla temperatura della sua dissoluzione. Quindi il pensiero, se vuole essere tale, deve essere trasformativo, quindi dobbiamo educare il bambino a pensare il pensiero. Ecco, e quindi questo pensiero non può che essere qualcosa che diviene, che trascende sempre se stesso, e questo dovrebbe essere anche la scienza, che non fa acquisizioni e poi le ipostatizza e le ingessa, no? Ma
come diceva Adorno, qua chiudiamo, diceva la scienza è la critica. Perché? Perché la critica, lui dice, non è quella di essere in contraddizione con qualcheduno, questa è una banalizzazione del concetto di critica. La critica è il costante adeguamento del concetto, ovvero della concezione delle cose, alla realtà, al dato. Il costante adeguamento del concetto al dato. E questa è anche la scienza, perché che cosa è la scienza? Quello di adeguare, no? La nostra visione in relazione ai cambiamenti della realtà. Allora, questo è il problema che dovrebbe rifondare una nuova scuola. Dico solo che io avevo proposto già un altro ministro, e a questo, che non si può fare una riforma sulla scuola se prima non ci mettiamo d'accordo, io spero che la collega pedagogista, ma da come ha parlato credo sia assolutamente d'accordo, arriviamo almeno a fare un'indagine approfondita, io l'ho chiamata Libro Bianco perché si chiama così, sull'educazione, che vuol dire nel terzo millennio l'educazione, no, che non è più quella formale, ma è prevalentemente informale e non è guidata da nessuno quella informale, è guidata dalle grandi multinazionali della tecnica. Mi lasciate allora, è uscito un libro bello di Barthes, Consumati, da cittadini a consumatori. Leggetelo. Leggetelo, non è una sfida importante. L'ultima cosa che vi volevo leggere, e poi ho finito, visto che parliamo di America, un grande guru dell'informatica, se lo trovo, ci dice che, ah, eccolo qua, ci dice che oggi nella scuola è importante insegnare divertendo, e questo non è male, però come? Attraverso ausili didattici, quali videogame e computer. Non è finita qui perché qui qua, insomma, e noi spendiamo i soldi nelle scuole per queste cose ancora. Vabbè. Si chiama Jean Schreve, esperto internazionale, dice: i metodi di insegnamento tradizionali non possono semplicemente competere con il fascino di un mondo commerciale di giochi che trasforma i bambini in eroi e mette loro in mano il destino di Harry Potter. Le aziende non si limitano tuttavia a trasformare l'istruzione in merchandising, infatti convertono il merchandising in istruzione, facendo di ogni momento della vita di un bambino una occasione commerciale. Chicca, e con questo vi lascio, negli Stati Uniti, non c'è proprio solo, una chicca qua, negli Stati Uniti c'è un'associazione di grande, come dire, valutazione nazionale, si chiama Kid Power Academy, l'Accademia del Potere del Bambino. Dal sito, e poi finisco, sono 8 righe. Dal sito si legge: il bambino nel mondo frenetico di oggi hanno bisogno, i bambini hanno bisogno di un luogo speciale dove possono imparare, praticare e sviluppare le capacità di leadership necessarie per una vita di successo. La nostra esperienza, grazie a una metodologia guidata, trasforma letteralmente i bambini timidi in bambini fiduciosi, in quanto capaci ardentemente di scambiare idee come imprenditori, senatori, autori e molte altre professioni ancora. Simile alla ghianda che ha il potenziale latente della quercia al suo interno, ogni bambino ha la sua grandezza. Si tratta di credere in questa grandezza che abita il vostro bambino e che gli permette di dare il meglio di sé. È questo che caratterizza una nuova era della genitorialità positiva. Io ho scritto ammirabile traduzione postmoderna, o meglio postumana, dei concetti di aria personale di sviluppo di Lev Vygotsky e di tutti gli scaffolding di Wood, Brunner, citato prima, e Ross. Conclusione morale: bambino preconfezionato a misura di adulto per un uso sociale garantito. Dal punto di vista del diritto, il plagio sociale sistematico scambiato per psicologia dell'età evolutiva. Ciao.